Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di questo podcast degli avventurieri. Oggi vi parlerò di un titolo che sto ancora giocando, ma del quale penso di essere già in grado di parlare abbastanza approfonditamente, anche perché penso di aver intuito già le meccaniche, diciamo così. Sto parlando di un titolo del 1993, pubblicato da Sierra, ed è Gabriel Knight Sins of the Fathers. Primo capitolo di una trilogia che verrà pubblicata tra il 93 e il 99. Questo è appunto il primo capitolo. Nella storia ci troviamo nei panni di Gabriel Knight, appunto il personaggio che dà il titolo alla serie stessa, uno scrittore di romanzi thriller horror in cerca sempre di una nuova ispirazione per il suo prossimo lavoro. Ci troveremo a New Orleans ad indagare su una serie di brutali omicidi, probabilmente connessi con una sorta di setta voodoo, e sarà l'occasione per il protagonista per fare luce su alcuni particolari del suo passato e per scoprire un inquietante segreto sulla sua stessa famiglia. La grafica è molto pixellosa, purtroppo, perché stiamo parlando di un titolo del 1993, quindi le potenzialità grafiche non erano il massimo. E quindi, come potete ben immaginare, se volete approcciarvi a questo titolo, dovete amare la cosiddetta pixel art, che era un modo. L'unica, pressoché l'unica modalità grafica per realizzare avventure tra gli anni 80 e 90. L'interfaccia non è molto pratica perché ha l'inventario nella parte superiore dello schermo con le icone delle opzioni che si devono selezionare prima di compiere un'azione. Se per esempio voi volete aprire una porta, prima dovete selezionare sull'icona apri e poi sulla porta. Idem per spostarvi e uscire da una stanza. Se siete per esempio nella libreria e dovete uscire, andare in città per indagare sugli omicidi, dovete selezionare prima l'icona della porta e poi la porta della libreria. Insomma, non è che sia poi tutto sto gran pratico. Gli enigmi probabilmente saranno finalizzati solo sulla raccolta di indizi e su alcuni piccoli puzzle. Più di tanto, da questo punto di vista, non vi so dire, anche perché ho potuto giocarlo solo di recente recuperando dei codici su Steam. Al tempo non ho potuto giocarci perché ero ancora troppo piccolo, diciamo. Quindi, per ragioni grafiche, il gioco ha temi piuttosto forti ed è consigliato forse ai maggiori di 18 anni o tutt'al più da 16 in su. E appunto l'interfaccia non è molto pratica per i problemi sopra esposti. Gli enigmi si basano prevalentemente sulla raccolta degli indizi e sull'analisi di varie scene del crimine, nonché sulle ricerche che il protagonista può richiedere alla sua assistente Grace Nakimura, con la quale faremo conoscenza anche in questo capitolo e che ci accompagnerà in un modo o nell'altro nel corso di tutta la trilogia, con possibili sviluppi sottointesi all'interno che culmineranno nel terzo capitolo. Poi, se giocherete il titolo in questione, soprattutto il terzo, capirete di cosa sto parlando e probabilmente, diciamo, i più maliziosetti, se ci hanno giocato, avranno già capito dove voglio arrivare. Concludendo, no, una parte molto importante invece
è giocata dal sonoro che è molto immersivo, soprattutto il tema principale composto da Robert Holmes, attuale piccola curiosità, attuale marito della sceneggiatrice Jane Jensen, e comunque sono musiche che in qualche caso ci aiutano ad immergerci forse nell'atmosfera dell'indagine, forse non più di tanto. Il doppiaggio è completamente in inglese e forse c'è la possibilità, tramite una qualche patch o traduzione amatoriale, di introdurre sottotitoli in italiano, ma è un'operazione abbastanza complicata che vi sconsiglio, o vi consiglio solo se sapete come mettere mano a queste cose. Concludendo, è sicuramente un titolo da provare, soprattutto se siete amanti delle vecchie avventure grafiche. Occorre un po' di pazienza per familiarizzare con l'interfaccia un po' macchinosa e complicata, ma è comunque un classico nel suo genere. Potete recuperarlo su Steam, magari con qualche sconticino, o a prezzo pieno credo che sia sui 10-20 euro. Bene, detto questo, io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti.